Caro No. Alberto, ci ritroviamo. Che sfondo è quello lì? Questo è un lago al confine tra Svizzera e Germania, praticamente, ma non è il lago di Costanza, è uno più piccolo. Senti, Quindi, cosa succede in Italia? Io l'Italia c'è una grande novità. Si chiama Berlusconi. grande Hanno statista. Lo statista che il mondo ci invidia. è il più grande presidente del Consiglio dei passati 150 anni. Ah, certo. E fra poco saranno 160 gli anni, perché nel frattempo, diciamo così, l'Italia è diventata un po' più vecchia. E no, è una cosa, cioè questa rentrée politica del Caimano, credo che sia una delle faccende più divertenti della politica italiana, che poi questa rentrée sia stata favorita dai grillini è proprio, come dire, Sì, ma è una cosa di 2 o 3 giorni o vedi, ha implicazioni di medio-lungo periodo o una cosa di 2 o 3 giorni? allora, Berlusconi ha i voti in Senato e ne ha tanti. Perché, vabbè, adesso ne ha persi tre che sono andati dalla Lega, qualche un altro si è sfilacciato, ma diciamo quando ci sono state le elezioni nel 2018, il gruppo al Senato parlamentare di Forza Italia era il secondo per numero di parlamentari. Okay. Mi sembra forse 62, insomma, se non ricordo male. Quindi questo tesoretto di voti in Parlamento, Berlusconi lo ha sempre tenuto un po' a bagnomaria perché sapeva che un giorno poteva tornare utile. E infatti quel giorno è arrivato. Che cosa è successo? È successo che i grillini, caccia il retro Boggi, caccia quello che non paga i contributi, poi ci sono quelli che se ne vanno tipo Paragone per fatti loro, e chi non è più contento e chi cerca una sponda per essere rieletto. Insomma, piano piano la forza parlamentare dei grillini si sta squagliando. È un fatto. Cioè il numero di Fare parlamentari. un governo con Berlusconi. I grillini Scusami? ci stanno a fare un governo con Berlusconi. Ma sai, hanno fatto un governo col PD che ti ricordo che Grillo chiamava il PDL e il PD-L, quindi li metteva alla stessa stregua quando faceva ancora i Vaffadei, ma anche più, diciamo, in tempi più recenti. Quindi Quindi nell'universo grillino, PD e Forza Italia più o meno stanno nello stesso girone. dovesse cadere il governo sul MES, c'è il rischio di rifarlo con Berlusconi al governo? Lì è una cosa un po' più, come dire, strana, famolo strano, no? Perché, allora, Berlusconi, che cosa ha fatto? Ha detto, cari miei, voi questo scostamento sulla legge di bilancio non riuscite a farla approvare perché ci vuole la maggioranza assoluta al Senato, eccetera, eccetera. Se volete il mio appoggio, io ho un piccolo problemino con Vivendi, quindi mi stanno cercando di fare le scarpe e voi mi dovete fare un emendamento che faccia le scarpe a Vivendi. E i grillini hanno subito acconsentito, poi sai, Bonafede è andato lì, Patuanelli, tutta sta gente qua che fanno i gerarchi minori, si sono subito prodigati. C'è un'intervista di Patuanelli al Fatto Quotidiano
giornale sul quale peraltro scrivo, che era cioè, veramente un capolavoro di teatro dell'assurdo, cioè le contorsioni, le arrampicate sugli specchi. Vabbè, nel futuro, sì Fabio, ma nel futuro questo è stato un voto, è passato. Questo, diciamo, adesso, ma Berlusconi poi si è tirato dentro tutto il centro-destra. Si è tirato dentro Salvini e la Meloni nell'appoggio allo scostamento di bilancio. Quindi, capito, è ancora più clamoroso. Per questo ti dico, se dovesse cadere il governo per un incidente di percorso, eccetera, eccetera, ma io non escluderei affatto che i grillini si mettano d'accordo con Berlusconi, perché qual è il problema? Il problema è che... alle elezioni del Presidente della Repubblica? Sì, ma il punto è questo, che adesso hanno superato lo scoglio dello scostamento della legge di bilancio. Il prossimo scoglio è la riforma del MES, cioè a livello europeo c'è una proposta per riformare questo meccanismo che era nato come fondo salva stati, poi è stato trasformato di recente in un fondo che può essere utilizzato senza condizionalità praticamente per le spese legate all'epidemia in senso lato. Visto che diciamo le regole originarie non valgono più, bisogna ridefinire il ruolo di questo meccanismo di emergenza. E quindi c'è un progetto a livello europeo di riforma. Il governo italiano deve andare al prossimo Consiglio europeo con una posizione su in materia. Allora, i grillini, cioè c'è un'ala dura e pura dei grillini che non vuole sentir parlare del MES in qualsiasi forma, foggia o situazione. Quindi loro possibilmente arriverebbero a votare contro una proposta del governo, una proposta qualsivoglia o nel caso specifico il governo per bocca di Gualtieri, di Conte, dice no, insomma approviamo il piano di riforma che ha presentato la Commissione europea, i grillini non vogliono, cioè c'è questo gruppo, questa ala, questa fazione, eccetera, eccetera, che non vuole. Allora, se quel giorno lì arrivano i voti di Berlusconi, cade il governo. Esatto, allora a quel punto, se per far passare la posizione italiana favorevole alla riforma del MES, vengono a mancare i voti grillini e arrivano i voti di Berlusconi, chiaramente politicamente la maggioranza è finita. Cioè, non penso che si possa far finta di niente e dire, il governo l'ha tenuto in piedi Berlusconi e i grillini gli hanno votato contro. Sarebbe un fatto troppo plateale perché possa essere preso come un evento occasionale. E quindi se dovesse cadere il governo, che cosa succede? Che Di Maio e compagnia bella, diciamo l'ala governista del Movimento 5 Stelle, che si è abituato a tenere il sedere sulle poltrone, potrebbe staccare la fazione ribelle e fare un governo di unità nazionale, di emergenza, insomma adducendo la scusa dell'epidemia, che insomma la gravità del momento e tutto quello che volete, per mettersi d'accordo anche con Berlusconi e quindi sostituire i voti dei grillini duri e puri con quelli degli olgettini, insomma. Del resto nessuno
problema, il fatto è che nessuno ha voglia di andare a elezioni anticipate. Tra l'altro non ci si può andare nemmeno a elezioni anticipate perché non c'è una legge elettorale, questo, cioè, ti ricordi che dopo il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari avevano giurato, spergiurato, avevano detto sul mio onore, sui miei figli, sulla Bibbia e su tutto il resto, giuriamo che faremo una legge elettorale il giorno dopo il risultato del referendum. Sono passati 2 mesi, non è successo niente, cioè non è neanche all'ordine del giorno. Non se ne parla più. Non si è finito, passato in cavalleria. Della legge elettorale non si parla più, ma non c'è nemmeno un iter più o meno definito, starà in commissione dove litigano, i testi passano, ripassano. Non è possibile, non è che no, allora no, se non la fanno andiamo verso una dittatura. No, perciò gli dico, a un giorno o l'altro dovranno farlo, ma qual è l'intenzione? È quella di farla 2 mesi prima delle elezioni, in modo che la maggioranza che la vota adotterà un meccanismo che favorisca gli amici e colpisca i nemici. Questa è l'intenzione, cioè di tenere tutto a bagnomaria finché non vedono qual è la convenienza. Ma ad ogni modo, per tornare alla questione del governo, se dovesse cadere, se dovesse essere l'inciampo, l'incidente parlamentare, la deflagrazione dei 5 Stelle, quello che sia, i numeri per fare un governo oggi come oggi nel Parlamento esistono solo se arriva Berlusconi e la Santella. È poco ma sicuro. E comunque finché non c'è una legge elettorale... Ma Berlusconi non ha mica convenienza a... Ad andare a votare? No, assolutamente. Perché no? Non è convenienza eleggere un presidente con questa maggioranza. Devi vedere oggi che c'ha un bel numero di deputati, di senatori e anche dei deputati, non è un numero disprezzabile, può entrare in gioco. Se va alle elezioni e i sondaggi dicono che Forza Italia, non lo so, ha il 6-7%, può dire... No, se ci va prima delle elezioni si fa eleggere il Presidente della Repubblica. Boh. In un governo di centrodestra. Non credo. Io non lo so quanto Salvini e Meloni... se lo vogliano tenere sul groppone, perché quello è un rapporto abbastanza strano. Finché Salvini e Meloni erano i vassalli, allora andava tutto bene, Berlusconi comandava e loro raccoglievano le briciole o anche qualche osso, la faccenda andava in qualche modo senza scossoni. Oggi che i rapporti di forza sono cambiati totalmente e addirittura i sondaggi dicono che la Meloni è a pari con Salvini o addirittura lo supera pure, Berlusconi elettoralmente conta poco, ma che motivo hai di metterlo come Presidente della Repubblica? Lui lo sa. No, non partecipa al governo. Non lo so, quindi io credo che Berlusconi poi è un tipo che guarda all'immediato, di piani a lungo non mi sembra ne abbia mai fatti, e uno è proprio un imprenditore se vuoi uomo d'affari, molto, molto concreto, che guarda all'immediato lui, nell'immediato lui vede che ha una forza e la può sfruttare.
perché mettersi in una situazione in cui dovrebbe in qualche modo affidarsi alla benevolenza di gente di cui tutto sommato non si fida e non ha motivo di fidarsi, intendo di Salvini e Meloni, eh. Quindi questa è la, vedremo, ma sai, questa è una situazione che secondo me si risolve in qualche modo prima delle vacanze di Natale, perché se non erro la decisione deve essere presa entro l'8 dicembre, quindi ecco, c'è tutto un lavorio che viene tessuto dietro le quinte. E poi non ti scordare che c'è anche tutta la faccenda degli stati generali grillini, eh? Questi adesso li hanno fatti, passato tutti in cavalleria, non se ne parla più, ma questi devono ancora eleggere i capoccioni, eh? E lì c'è una lotta fratricida con sciabole, macete e coltelli, ovviamente, diciamo figurativamente, ma anche lì dobbiamo andare a vedere come finisce, perché Casaleggio e Di Battista mordono i polpacci di Di Maio e alla governista. E Di Battista e Casaleggio hanno la maggioranza dei militanti, quindi se si vota sulle proposte concrete, questi si ripigliano il partito. E siccome una delle proposte concrete è il limite dei due mandati, Di Maio torna a fare il bibitaro al San Paolo. Va bene, Alberto. Ci riaggiungiamo su questo. Un abbraccio. Ciao.